Ciao Chiara, benvenuta a fanpage.it. Grazie, ciao. Senti, partiamo da questa, dalla tua entrata in classifica subito, la posizione 39esima se non sbaglio. Credo di sì, non lo so, non me ne preoccupo tanto, è una di quelle cose che cerco di evitare. Di guardare. Sì, il fatto che io non me ne preoccupi non vuol dire che in realtà non mi interessi, però cerco di agire nel raggio di mia competenza, ovvero di fare bene questi in store. Raccontami un po' come sta andando questi store e come è andato dopo Sanremo, questo frullatore incredibile. Beh, sta andando sorprendentemente meglio di quanto mi fossi aspettata, perché anche nelle città qua del sud, dove comunque io sono astigiana, quindi uno si aspetta che magari Torino, Milano, anche Roma, che io un po' la mia famiglia romana lì, vado meglio. In realtà sto avendo un'accoglienza ugualmente affettuosa ovunque e non me l'aspettavo. Sono un sacco di persone che mi scrivono dicendomi che sono in dipendenza dal mio album, quindi per me è tutto un po' surreale. Album che si chiama Appena Sveglia. Sì. È uscito il 12 febbraio di Sanremo, e che tu hai definito un disco che non ha bisogno di effetti speciali. Eh sì, perché credo che nasca un po' da un mio bisogno egoistico di tornare alla verità. Questa era una riflessione che avevo fatto anche quest'estate, quando ero andata a vedere diversi concerti e vedevo che c'era questa anche negli stadi, magari questa esigenza di stupire a tutti i costi, quando secondo me stupire è una cosa che sta diventando sempre più fine a se stessa, perché siamo veramente sempre esposti a una quantità di input incredibile. Quindi per me quello che aveva senso fare in questo momento storico era invece dare di nuovo una parvenza di realtà con i suoi difetti e con le sue crepe. I testi sono tuoi. Se volessimo fare un cloud, insomma, con le parole dei testi, mi ero segnato quelle parole che erano, che ne so, introverso, malinconia, solitaria, schiva, malumore, che sono sentimenti aggettivi che sembrano a prima vista lontani da quella che è la tua immagine che uno ha, probabilmente. Sì, c'è questa un po', questo difetto di aderenza tra quello che trasmetto agli altri e quello che percepisco io dall'interno, spesso. Alda Merini forse scriveva che illuminava gli altri ma restava sempre al buio, e credo sia un po' una prerogativa di chi sente l'esigenza di scrivere. Voglio dire, se nei momenti in cui io sono felice semplicemente di stare al mondo e di vivere quei momenti, non mi viene voglia di scrivere qualcosa. Nasce sempre da un'insofferenza, un disagio, appunto questo scarto che c'è con la realtà quando ti senti un po' in terza persona. Ho un lato molto entusiasta, però è compensato dal mio lato altrettanto malinconico, nostalgico e pessimista. Tra l'altro, infatti, anche questa cosa caratterizza l'album. Ci sono una serie di sfaccettature molto ampie, ci sono pezzi più ritmati, ci sono pezzi più, sì, diciamo così, un album molto molto variegato. Variegato. E tra l'altro mi colpiva anche una serie di riferimenti alla città, sia alle città, proprio Genova, Torino, eccetera, ma anche alla città proprio come luogo, come tappeto urbano, insomma, di quest'album. Non sì, so se... no, le città sono uno dei cardini del mio processo creativo. E tra l'altro è stato bellissimo, prima ho avuto finalmente 20 minuti addirittura per camminare per Napoli, dato che non l'avevo mai vista. E un signore mi ferma, cioè mentre passeggiavo, così guardandomi un po' in giro, un signore mi ferma e mi chiede: cosa stai cercando? E io guardo e faccio: me. Perché davvero mi succede questo nelle città. Vorrei avere tempo per capire un po' il DNA di queste città, perché sono sicura che ci sia una parte di ognuna che mi rispecchi. Sanremo è finito, sei arrivata seconda tra i giovani, hai avuto un ottimo riscontro. Hai vinto il premio della critica, il premio Lucio Dalla, perdonami. Sì. Però nella tua carriera di premi ne hai vinti tanti, molti sono per la critica. Io ho iniziato a scrivere in italiano a causa dell'amore per il cantautorato, e soffrivo un po' la musica pop in cui si dava troppa leggerezza ai testi, e quindi quando ho cominciato a ricevere dei riconoscimenti appunto per questo mio versante più intimista, è stata una conferma che forse ero sulla strada giusta, se non sulla strada giusta, la strada che ritenevo più adatta a me in quel momento. Ti ascolti? Adesso? Sì, nel senso, chi ti ha... Ma questo album, allora, questo album qui è stato di sicuro influenzato tantissimo da De Gregori, Mannarino, anche Cremonini, e le ultime due canzoni, che sono Vento Introverso, secondo me hanno subito un po' di Jovanotti Max Gazzè.
chiaramente uno che legge il tuo percorso legge The Voice, Sanremo. Non c'entra nulla con i talent. Però... Allora, a parte il fatto che il talent ha un senso se riesci a usarlo tu e non farti usare da lui, e non farti usare tu da lui. Mm-hmm. Cosa che credo di essere riuscita abbastanza a fare col senno di poi. Poi ho imparato, tra l'altro, a vivere la musica e il mondo musicale con molti meno pregiudizi. Mi ha fatto scoprire altri lati anche di me che posso sfruttare. E un altro approccio molto meno intransigente con proprio anche con il pop, che alla fine io faccio pop. La pellicola trasparente che tu avevi a Sanremo. Perché eri ricoperta di cellophane? Mi era balenata in mente questa follia. Dato che la canzone dice in modo dichiarato sono rinchiusa dentro al cellophane, l'imballaggio plastico, quindi riferimenti, nella canzone è metaforico e sottintende un disagio. Stava così bene addosso che ho deciso di farlo, cioè renderlo anche proprio una cosa estetica. Grazie mille. Grazie a te. Consueto saluto agli amici di Fanpage.